Ultimo giorno dell'anno, giovedì 31 di dicembre, i titoli di questa edizione: Montemarciano occupa abusivamente un'abitazione, è stato arrestato. Il Banco Alimentare dei Volontari ha ultimato la raccolta cibo per le famiglie in difficoltà. Questo è altro dopo lo spotterello. Ladies and gentlemen, take your seat in this performance. Ed eccoci alle notizie. Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Montemarciano hanno arrestato un 35enne di origini marocchine per furto di energia elettrica e invasione di terreni ed edifici. Aveva occupato abusivamente un'abitazione da qualche mese abbandonata, forzando una finestra della cucina al fine di stabilire lì la sua dimora. Aveva anche manomesso il contatore dell'energia elettrica per procurarsi illecitamente e gratuitamente la corrente. Mercoledì 30 dicembre i volontari della Via della Felicità di Senigallia hanno ultimato la raccolta cibo per le famiglie in difficoltà, che verranno consegnate lunedì prossimo ad un'associazione caritatevole che lo consegnerà prima dell'Epifania. In pochi giorni i volontari hanno raccolto più di 60 kg di pasta, 30 litri di latte e un bel po' di beni di prima necessità. Cambiamo argomento, Trecastelli augura buon anno nuovo con il concerto di Capodanno del duo Cardueles in diretta Facebook. L'esibizione si terrà nelle suggestive grotte della chiesa di San Pellegrino a Ripe e vedrà la partecipazione di Letizia Cerasa all'arpa, Gioele Bellagamba al violino. Vi segnalo un bellissimo articolo sul nostro sito senigallianotizie.it che riguarda un po' tutto quello che è accaduto nel 2020, visto dalle penne proprio dei nostri redattori. Andiamo avanti, c'è la rubrica Una foto al giorno, lo scatto di oggi è di Mary Venturi dal titolo Verso un anno migliore. E in chiusura le previsioni del tempo di venerdì 1 di gennaio. Sulle Marche, cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di circa 13 gradi, la minima di 6. I venti saranno moderati, il mare poco mosso. E adesso, in chiusura di questa edizione, vi auguro di terminare bene questo 2020, iniziare assolutamente meglio il 2021 e vi lascio con la seconda parte dell'intervista effettuata ieri mattina proprio al sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti. Da parte mia e da parte della redazione, tanti auguri. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano. Che cosa ne pensa delle dichiarazioni del vice sindaco riguardo alla pandemia?
sono dichiarazioni sue personali che non coinvolgono la giunta, che non coinvolgono il gruppo consiliare, e quindi sono dichiarazioni personali. Per quanto mi riguarda, ritengo che sia opportuno richiamare l'attenzione da parte di tutti a quelle che sono le norme sulla sicurezza, quindi distanziamento, mascherine, impedire di poter creare assembramenti, e quindi mi auguro che molto presto, adesso partirà appunto l'azione di screening sulla popolazione in base volontaria 11, 12 e 13, spero che presto si potrà arrivare anche a una distribuzione del vaccino su tutto il territorio ed anche su quello senigalliese. Riguardo a questo, proprio allo screening di massa che si vorrà fare, ci saranno dei certificati su questi tamponi? Cioè, questi tamponi saranno certificati? Ci sarà scritto un qualche cosa che il tampone è sicuro? C'è un certificato di questo tampone? Oppure un tampone? Allora, noi faremo un incontro domani, e quindi non so quando andrà in onda, il 31, faremo un incontro con i vertici dell'area vasta, nei quali ci verrà spiegato più o meno quello che è stato già spiegato per la città capoluogo che è partita per prima, che è Ancona. Verrà fatto ovviamente un tampone veloce, quello è il punto, e nel caso in cui questo fosse positivo, poi ci sarebbe l'analisi di un tampone molecolare. Quindi credo che saranno perfettamente in linea e saranno perfettamente in grado di poter certificare lo stato delle persone. Se lei invece mi parla di una diffusione dei dati, ovviamente sono coperti da privacy e questo non verrà certamente diffuso da parte di nessuno, quindi questo verrà garantito. Bene, una domanda che ci facciamo tutti è: il ponte quanto ce lo ridate? Allora, il ponte è quello che c'è, allora, chiaro che qui noi dipendiamo dal consorzio di bonifica che sta facendo i lavori. A quello che ci è stato riferito, dovremmo raggiungere una conclusione dei lavori tra fine e inizio anno, quindi credo nei prossimi giorni, per i lavori, soprattutto per poter poi permettere una fase successiva, che è quella relativa al collaudo, che avverrà nei giorni ulteriormente dopo. Insomma, per la fine di gennaio dovremmo avere questo. Altrimenti scriveremo. Va bene. Senti, invece la viabilità senigalliese, non avete dato indicazioni precise, magari non so, su qualche via o su qualche frazione di lavori che andrete a fare, magari che sono urgenti? No, abbiamo approvato il piano delle opere pubbliche triennali e nel 2021 noi abbiamo stanziato oltre 1 milione per la sistemazione di via Anita Garibaldi, che ovviamente non credo che verrà fatta in un solo momento. Per far questo abbiamo destinato parte delle risorse che erano state destinate alla precedente amministrazione per sistemare Piazza Simoncelli, riteniamo però che questa sia una priorità, così come abbiamo posto tra le prime opere che dovranno essere fatte nel 2021 la sistemazione della strada di Roncitelli. Questo coinvolge anche la sistemazione della segnaletica orizzontale? Sì, ci dicono che ci sono molti zebre, insomma, poco dipinte. Allora, abbiamo già cominciato adesso a sistemare quella orizzontale, metteremo appunto delle risorse all'interno di questi capitoli affinché appunto si possa sistemare un po' su tutto il territorio. Cercheremo anche nei punti più strategici di riposizionare quelli che sono gli attraversamenti sicuri con le illuminazioni. Le volevo fare un'ultima domanda riguardo al cimitero. So che state appaltando questa cosa, perciò con delle regole, con delle cose precise. Ci sarà un assessore dedicato a questa cosa del cimitero? Allora, noi quando siamo arrivati c'era il bando che era semplicemente limitato alle operazioni cimiteriali. E l'anomalia è che c'era un altro appalto che riguardava il verde. L'anomalia è che avevamo anche un custode del cimitero, quindi avevamo un cimitero spezzettato in 3 o 4 parti. Abbiamo rivisto un bando, questa volta prevedendo un progettista del bando come prevede la legge, perché in precedenza non l'avevamo trovato, almeno in quelli che erano gli incartamenti che avevamo noi. Sarà un bando molto più completo, perché ovviamente riguarderà il verde, la gestione del cimitero, la custodia e quindi anche la soluzione per quanto riguarda il problema delle tombe ipogee. L'assessore che se ne sta occupando è l'assessore Regine. Quindi spero che a breve avremo appunto i dati.
Perfetto. Poi partiremo anche con il piano regolatore del cimitero, che non c'è a Senigallia dall'inizio degli anni 90, 1990, quello che mi ci dico. Sono anche proprio delle ristrutturazioni interne da fare. Oltre a quello dovremo prevedere delle nuove aree, perché i cimiteri sono tutti al collasso e quindi in qualche modo prevederemo delle nuove aree, dei nuovi colombai che spero sempre nel 2021 verranno appunto iniziati a costruire. Bene, la ringrazio tanto e speriamo ancora di sentirsi e aspettiamo i saluti di fine anno di questa nuova giunta. Buon anno. Grazie, buon anno.